E caccia in tutta Italia i protagonisti della guerriglia organizzata di sabato scorso a Roma. Dal Trentino alla Sicilia le perquisizioni sono a tappeto. Numerosi blitz a Torino, Milano, Padova e Firenze, dove sono state arrestate 7 persone. Ovunque sia forte la presenza di antagonisti anarco-insurrezionalisti. È stata una guerriglia impari, denunciano i sindacati di polizia, e nelle immagini la piazza sabato era proprio degli incappucciati, il simbolo della giornata, quel carabiniere che scappa dal suo blindato. Appena in tempo il fuoco travolge il mezzo, un altro uomo in divisa affronta la furia lanciando a sua volta sassi, eccolo in azione, quasi a mani nude negli scontri, alcuni di loro addirittura senza caschi e senza scudi. Un poliziotto dà una carezza a una ragazza che non riesce a proteggere dai violenti. Il fotogramma ha fatto il giro del web. Ci hanno lasciati soli, scrivono oggi gli uomini delle forze dell'ordine. Sui loro blog esplode la protesta. Oggi contiamo i feriti e scorrono le foto degli agenti feriti in piazza. Gli indignati siamo noi, dicono i poliziotti, nessuna sigla sindacale esclusa. Anche contro il governo, che appena 2 giorni fa con il DDL stabilità ha tagliato altri 60 milioni di euro alla sicurezza, proprio sui capitoli di bilancio dedicati all'ordine pubblico e alle missioni. Torneranno in piazza domani, ma come protagonisti. Dicono della solidarietà del giorno dopo non ci facciamo nulla, ormai scrivono siamo al capolinea.